Ad inizio anni 2000, Ilary Blasi e Silvia Toffanin hanno iniziato insieme la loro carriera nelle vesti di letterine a passaparola. Da allora le due ne hanno fatta di strada, e sono anche sempre rimaste legate da una bella amicizia. Silvia qualche anno fa in una puntata di Verissimo ha anche letto una dolce lettera alla sua amica. Io e lei siamo davvero amiche e ne abbiamo passate tante insieme. Qui in questo studio, che è il 10, dovete sapere che io e lei facevamo le letterine di passaparola. Oggi io ho pensato, sapendo che tu saresti venuta qui, però mi sono detta che una cosa materiale non era adeguata e che un video era troppo banale. Quindi ti ho scritto una lettera. Ho impiegato 4 giorni a scriverla. Mi viene anche da piangere. La prima volta che ci siamo incontrate eravamo in una piccolissima sala prove alle prese con dei passi di danza che nessuna delle due riusciva a memorizzare. Io piangevo, il coreografo urlava e tu da subito hai mostrato la tua capacità di sdrammatizzare. Eravamo negate per la danza, non riuscivamo proprio ad imparare quei balletti anche se dovevamo soltanto muovere le mani, ma per qualche motivo eravamo state scelte noi. Da allora sono passati più di 15 anni e le nostre strade, i nostri passi, in questo caso di vita, si sono sempre incrociati. Siamo davvero tanto fortunate, non smetterò mai di ripeterlo. Toffanin e Blasi, rapporti raffreddati. Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha rivelato che i rapporti tra Silvia e Ilary si sarebbero raffreddati in questi mesi. Gira voce che il longevo rapporto di amicizia tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin si sia raffreddato e non poco. A dare altri dettagli ci ha pensato Novella 2000. Alla base ci sarebbero le decisioni prese da Pier Silvio Berlusconi, compagno di Silvia, in merito al futuro di Ilary Blasi a Mediaset. Infatti l'Isola dei Famosi quest'anno è stata affidata a Vladimir Luxuria, mentre la Blasi è passata a Battiti Live senza che però le venisse dato alcun programma nella prossima stagione televisiva. Tutto ciò avrebbe incrinato un po' i rapporti con Silvia. Che cosa sta succedendo davvero però non possiamo saperlo con certezza. Dobbiamo prendere tutto con le pinze e attendere eventuali dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Va detto che Ilary ha dichiarato di aver deciso insieme all'azienda di lasciare l'Isola dei Famosi, e inoltre pare che sia stata sempre lei a rifiutare l'offerta di condurre la Talpa, che adesso è stata affidata a Diletta Leotta.